Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video, io sono Minecraft Passion e dopo moltissimo tempo eccomi qui con un nuovo gameplay su Minecraft. Oggi ci troviamo sulla mappa The East, una mappa in cui dovremmo rubare dei gioielli preziosi, no, dovremmo rubare delle informazioni dei Mi Band se non sbaglio, qualcosa del genere. Questi sono i creatori principali, comunque vi lascerò il link per scaricarla anche voi in descrizione. È una mappa creata principalmente per la 1.8.7 se non sbaglio. Qua ci sono tutte le regole e qua, che bella fornace. Anche le texture sono veramente molto belle, cioè, bellissime. Ok, quindi diciamo, com'è che si parte? No? Di qua, no? Ah, ecco, di qua, via. Ok, allora, questo credo sia un tutorial, ci avevo già giocato una volta, ma non l'avevo mai finita. Allora, con questo si carica, ecco, appunto, e così ci carichiamo i braccialetti e con questo hackeriamo. Ok, perfetto, eccoci qui dentro con il nostro signore. Adesso dobbiamo avvicinarci all'interno della casa, diciamo, di un ufficio per rubare tutti i gioielli che possiamo. Intanto si vedono tutti i vari costruttori. Samasaurus, sei fantastico, bravissimo. Ubi, fantastico, bravissimo pure te. Cosa ti ha portato a fare questo tipo di lavoro? Ci sei? Il tuo microfono non funziona. Perfetto, fantastico. Un fantastico modo per iniziare la partita. Penso che il tuo microfono sia rotto. Non importa, continua il tuo lavoro. Ok, fantastico. Non abbiamo il microfono. Che bello, che figata. Abbiamo gli occhiali ultravioletti sulla faccia. No, gli occhiali, come si chiamano? Vabbè, non mi viene il nome. Uscita d'emergenza e credo era questa porta. Credo che si debba entrare da sta porta. No, allora dei condotti di ventilazione. Entriamoci. There you go. Ok, there you go. Ah no, di qua non si può passare, quindi dobbiamo per forza scendere di qua nel bagno. Fermati qui. Sono serio, non muoverti. C'è una telecamera dietro l'angolo. Sì, comunque ci ho detto che c'è una telecamera dietro l'angolo, che dobbiamo stare attenti, che dovrò correre velocemente per non essere catturato. Più le telecamere mi vedono, più la barra dell'esperienza sale, quindi quando si riempie al 100% muoio male. Ecco, si è già riempita. Che palle, no. Ok, devo correre, via. Ok, sono quasi morto, fantastico. Che belle le porte 3D. Allora, puliamo quindi tutto lo schifo delle telecamere. Non ci ha visto nessuno, perfetto, resettate. E disabilitiamola. Quindi l'abbiamo rotta, fantastico. Non si può passare, l'abbiamo rotta, fantastico. Ok, dobbiamo andare nell'ufficio in parte all'altra porta, però non lo trovo, quindi boh, andiamo un po' in giro a caso. Andiamo un po' in giro a caso qua. Oddio, no, via! Oh, vabbè, sono già morto quasi, via, devo scappare. Ok, qua c'è il bagno, non credo che nei bagni ci sia qualcosa, quindi andiamocene via. Qua c'è una porta da hackerare, che non mi fa hackerare perché... Ah, ok, era troppo lontano. There, that's what we're here for. Dobbiamo andare all'ascensore, credo. L'elevator dovrebbe essere l'ascensore. Ok, dobbiamo arrivare all'ascensore per trovare la chiave, credo. Per scappare, diciamo, da questo livello, per liberarci... Oddio, no, ma che telecamera mi ha preso? Vabbè, sono morto. Non ho una via d'uscita, aiuto. Ah, ma c'è una telecamera là. Cacchio, allora. Oddio. Sono morto. Ok, allora non voglio incazzarmi, sinceramente. Non voglio morire subito all'inizio, al primo livello, dai. Almeno se lo faccio in un colpo, lasciate un like. E ovviamente c'è una stanza vuota, bellissimo. Vuota, sì, non voglio controllarli tutti, secondo me non serve a niente, quindi passiamo. You see the door vediamo quella porta che dice personale autorizzato. Devo andare là, però ho bisogno di una chiave e non ce l'ho ancora. Fantastico, cioè devo trovare una chiave gialla. Ecco, vabbè, dopo 3 anni che quella schifosissima. Come si chiama? Non mi viene il nome. Really? You ran out of power already? Ah, abbiamo finito pure l'energia. You ran out of power already? Devo andare a prendere l'energia. È un Deja vu. I just been in this place before. Higher on the street.
eccoci qua, praticamente ho rifatto tutto ed è... Non vi sinceramente... Oh no! E sì ragazzi, devo rifarmi tutto, che bello! Perché se in questa mappa muori, perdi tutto, ma proprio tutto! Quindi devo rifarmi tutto, puliamo le telecamere, rompiamo le telecamere, apriamo e chiudiamo le porte, anche se non ne ho aperta nessuna, ma chi se ne frega. E rifacciamoci tutto, quindi a creare porte, quelle solite cose che si dovranno fare in questa mappa. Ovviamente andando avanti sbloccheremo nuovi gadget e miglioreremo quelli che già avremo. E i livelli saranno sempre, sempre più difficili, quindi mi immagino già nel livello 2 che sclero che... farò, cioè, però fa niente. Aspettiamo le telecamere che si spostino, che ci vengano 3 ore, ok? Hackeriamo questo fantastico computerino. E, ok, ci dice, trova la chiave gialla al support office in un, come si chiama, in un cassetto di legno, ok? Dobbiamo trovare un cassetto di legno con all'interno una chiave gialla per riuscire a scappare dal livello, diciamo, a scappare indenni. Senza essere arrestati. Qua c'è un pollo. Buongiorno signor pollo. Che è inutile, muoia. Cioè, non può morire perché... muori! Vabbè, comunque non trovo sto support office. Non uccidermi telecamera, grazie. E invece vaffanculo telecamera, vabbè. Dov'è sto ufficio? Non esiste. Non esiste. Ah, dove l'hanno messo sti creatori della mappa? Madonna. Vabbè, creiamo questo che magari ci può dare una nuova missione con sto computer che c'è all'interno. Proviamo? No, non ci dà nulla. Invece sì, accedi all'elevatore, come si chiama? Vabbè, non mi viene il nome. All'ascensore, ecco. E non trovo io l'ufficio. No, dove l'avete messo? Vi prego, ditemelo. Madonna. No, non è neanche questo. Ma dov'è? Qual è? Allora, proviamo a passare di qua. Perché questa è la meeting room, però carichiamo... Come si usa? Come si usa sto caricatore qua? Non lo so. O forse dobbiamo sempre guardarlo, aspetta? No. Ah sì, dobbiamo starci in parte. Sempre fermi, vabbè, che palle. Quindi questa è la meeting room e non trovo il support office. Forse qua in parte. Sì, è qua in parte! È questo, vero? Sì, sì, è questo, perfetto. Dovrebbe essere questa la scrivania di legno, quindi... Sì, è questa, fantastico, abbiamo la chiave. Andiamo ad aprire quella porta per poi finire questo episodio. Ed eccoci qui ragazzi. Quindi se questo episodio vi è piaciuto, ci troviamo probabilmente domani con un altro episodio, col secondo livello di questa mappa, che a me sta piacendo veramente molto. Quindi da Minecraft Passion è tutto. Ciao ciao.